migliorano le condizioni del 46enne originario di Padula, che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lungo la strada statale Bussentina, all'altezza della galleria di Monte Granaro al chilometro 2. L'uomo, alla guida di una Mercedes classe A, si è scontrato con un auto articolato appartenente alla ditta General Enterprise, con a bordo un 59enne originario di Sala Conselina. Sul posto immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno dovuto tagliare le lamiere dell'automobile per estrarre il 46enne. Necessario dunque è stato l'intervento dei sanitari del 118 dell'ospedale San Luca di Vallo, dove l'uomo è stato ricoverato per una frattura esposta della tibia con una prognosi di 40 giorni. Nulla di grave invece per l'autista dell'automezzo, le cui condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul luogo dell'incidente immediato è stato l'arrivo anche dei carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, per i necessari rilievi del caso. Notevoli disagi al traffico che si sono registrati per alcune ore lungo la Bussentina in entrambi i sensi di marcia.